Signori e signore, il momento è grave. Ormai non si parla d'altro che di eresioni anticipate. Ma vi rendete conto? E allora iscrivetevi tutti alla lista del sesso che ride, il partito dell'amore ecologico, il partito del sesso verde. Lascia il tuo simbolo sul segno del pisello. Sesso, sesso di lunga durata, sesso, bisesso, sosserie, sesso, continuo, sarà. Sesso duro, via lo spauro, sesso duro, via lo spauro. Sesso duro! Non so se dissociarmi, comunque dico, no, meno male, perché c'è gran confusione tutti questi piccoli partiti, invece noi facciamo chiarezza ad avanzi. Ecco, il sesso che ride, che programma ha? Che programma ha? Noi diciamo no agli additivi, no ai conservanti, no agli stimolanti. Diciamo basta di farlo in ascensore, che prima vai su e poi il portiere vuole la tangente per tirarti giù. Basta con la macchina, che ti confondi sempre lì i sedili reclinabili, non sai se il cambio è superdotato. Gentili erettrici e gentili erettori, io dico torniamo ai tempi quando ai mulini non si andava mai in bianco, va bene? Quando il mugnaio impastava la farina, tirava la sfoglia e levitava su un bel biscotto. Senta, biscotto, ma lei è candidato veramente? No, mi sono venditore delle cassette porno di Venezia. Ma ultimamente solo le elezioni tirano. Lo so, si butta tutto in politica, via. Ma anche la politica, via. Tutto porno e niente arrosto. Ecco, come le sue cassette, vogliamo vedere un po'. Passiamo l'offerta ecco della settimana. Con sole 29.000 lire in ballo anonimo per corrispondenza direttamente a casa vostra. Vi faccio vedere, signori, come una coppia in crisi passa il suo weekend. Ciao weekend, ma vediamo nei particolari. Ether e la sua Parigi cerca di portarsi a letto Giancarlo Magari, ma lui glielo dice chiaramente. Ma non mi rialzo, non ce la faccio. Ok, va bene. Sono un carro attrezzi, vabbè. Cerca di far funzionare la prolunga big, ma la pila è scarica. Qui ci vuole sesso, più... tutta sesso, 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 sesso. Il pomicio! Il pomicio! Due chiappe, sesso e pomicio. Andiamo tutti alla scoperta della Parigi di notte. E vai, si apre il Louvre. E oui, si alza l'ascensore della Tour Eiffel. E voilà, papidou, papidou. Eh sì, la scenografia parla chiaro. I moschettieri alito sporco, sarrapamish. Magari c'è destro, ho capito cosa vuoi. La coppia aperta, ecco qui il mio uomo. Tanto naso, tanta cippa. Ed ecco la mia donna, guarda, due cuori e una cavagna. Parte l'orgia irrefrenabile del weekend. Vogliamo buttarci anche noi, ma come si fa? Parola d'ordine! Magalli è un porco! Teoria e pratica, è proprio un tranquillo weekend di porcheria. E dopo il centro della Parigi facciamo un giro nei sobborghi. Ecco la gare de Montparnasse, una stazione che merita una fermata. I Miserabili. E non hai visto la Gioconda? Guarda qui. I Miserabili. And guarda come cresce l'erba dei Campi Elisi. I Miserabili. Ma il turista ha fame di nouvelle cuisine, ostrica flambé, baguette alla bagasse. Vai, 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 vai. Stappa un crudin. Addio le Miserabili. Ma sì, allegria più fantasia più porcheria più è proprio un cesso di programma. Anzi, come dicono a Parigi, un attuale. Ecco. Ti sei arrapata, eh? Insomma. Proprio fortissimamente arrapata, ti vedo. Pochettino, ma proprio. Sì. Ma questo farebbe bene alle coppie in crisi. Ma scherzi, ma guarda, sono dei... Senti, non è possibile che ogni volta che facciamo un discorso che ti vedo rapata arriva grassi zio. Ma no. Ma cosa vuole questo qui? Una volta per tutte, non è mio zio, è Tommy, io lo presento al pubblico di avanti, sì, che mi viene a annunciare l'edizione straordinaria del TG3 e noi gli diamo subito la linea, mi dispiace. Mo si chiama Tommy. No, TG3, prego.